GF VIP 7, Luca critica gli autori per le su Nikita, perplesso che qualcuno ci creda. Al termine della 41 puntata del Grande Fratello VIP 7 in onda lunedì 13 marzo, Luca Onestini ha criticato gli autori sostenendo che avrebbero montato delle clip ad arte per far passare Nikita Pelizzon come una vittima. Parlando con Oriana Marzoli e Gioele De Donà, il concorrente si è in particolare domandato come sia possibile che nessuno abbia ancora capito la strategia che secondo lui starebbe mettendo in atto la modella triestina. In puntata, Alfonso Signorini ha dedicato un blocco a Nikita Pelizzon. All'interno del confessionale, la modella ha riferito di sentirsi esclusa dal gruppo, fatta eccezione per Antonella Fiordelisi, c'è una differenza tra sentirsi soli e non essere voluti. Alcuni concorrenti farebbero insomma gruppo in casa ma senza considerare lei. In puntata è intervenuto sull'argomento Edoardo Tavassi che ha spiegato che nessuno chiuda la porta a nessuno. Al contrario, tutti hanno sempre cercato di includere la modella nelle attività della casa. Spesso però, sempre secondo Tavassi, sarebbe proprio Nikita ad auto-escludersi. Nel post-puntata, Oriana, Gioele e Luca Onestini si sono confrontati in cortiletto sempre sull'atteggiamento di Nikita Pelizzon. In particolare, Luca ha criticato gli autori per le clip mandate in onda sulla modella, non mi stupisce neanche. Perché le ho già viste tutte. Il diretto interessato ha confidato di essere rimasto dunque allibito per il blocco dedicato a Nikita, mi lascia perplesso che qualcuno ci creda. Luca si è infatti domandato come mai i telespettatori da casa non riescano a capire che dietro il comportamento di Nikita c'è, secondo lui, una vera e propria strategia, raccontano quello che vogliono. Mi sembra anche fuori luogo continuare a commentarla. Lo sfogo post puntata di Luca Onestini contro gli autori non è passato inosservato ai telespettatori di Mediaset Extra. Su Twitter, un utente si è schierato dalla parte di Luca, lui deve smascherare per forza tutto il sistema. Ti voterò con tutti i mezzi possibili. Un altro telespettatore del reality show ha affermato, vorrei fosse lui il secondo finalista. Immaginate la faccia di Nikita. Un altro utente ha scritto di non credere più al vittimismo di Nikita. Anche se in un primo momento la modella triestina sembrava essere sincera. Infine c'è chi ha sostenuto che Luca Onestini è sempre lucido e obiettivo anche nel criticare gli autori. Giante și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.